Affollatissima la presentazione della lista civica Insieme Possiamo in appoggio al candidato sindaco uscente di Teramo Gian Guido D'Alberto. Nel ringraziare i 32 protagonisti di questa lista, il primo cittadino ha ricordato che nei 5 anni della sua amministrazione si è guardato agli interessi di tutti e non a quelli individuali e che sono stati progettati 200 milioni di investimenti per la città. Tra i nomi dei candidati ci sono alcuni degli attuali assessori: Antonio Filipponi, Andrea Core, Sara Falì, Graziano Ciapanna, ma anche giovani impegnati in ambiti sociali delicati come la disabilità e le comunità LGBT. Lei tra le più giovani di questa lista, ma che istanza in particolare vuole portare avanti? Senza alcun dubbio l'inclusione sociale. L'inclusione sociale che riguarda in realtà le persone con disabilità, ma anche chi vive uno svantaggio che può essere di diversa tipologia. Nel corso degli anni ho attivato un'interlocuzione con l'amministrazione, quindi con il sindaco uscente Gian Guido D'Alberto, e ho scoperto, nonostante le criticità che ci sono state e che ci sono e che insieme vorremmo superare, una persona empatica e capace anche di comprendere quelle che sono le difficoltà degli altri. Nel corso del tempo abbiamo attivato percorsi inclusivi, una convenzione ANCI per quanto riguarda le persone con disabilità, e abbiamo anche attivato dei percorsi di partecipazione con i cittadini, e questo è quello che vorremmo rafforzare nel tempo insieme. Che istanze portate all'interno di questa lista? Io sono un attivista LGBT, quindi questo sarà uno dei punti fondamentali che la mia esperienza vorrà portare all'interno del Consiglio Comunale. Questa è un'esperienza che a Teramo abbiamo già iniziato, soprattutto a partire dallo scorso anno, con il primo corteo che si è tenuto in Abruzzo del Pride, e l'amministrazione D'Alberto ha mostrato molta apertura a questa tematica, ci ha dato molto sostegno e disponibilità in questa organizzazione, cosa che in altre realtà non avviene. E soprattutto l'importanza è di continuare verso questa strada per dare la possibilità ai giovani teramani, ma anche a giovani che arrivano a Teramo per studiare, di trovare un ambiente in cui poter essere liberi di essere se stessi, senza sentire la necessità di dover andare altrove per potersi realizzare.